Benvenuti a questa nuova puntata delle pillole di Lele. Quest'oggi parliamo di Lucio Battisti. Lucio ci ha abituato a raccontare storie di tradimento fatto e subito e quest'oggi parliamo di Innocenti Evasioni, canzone inserita nell'album Umanamente Uomo il Sogno del 1972. Si parla di un tradimento ispirato forse a un fatto realmente accaduto. Un uomo sta preparando un appuntamento in casa sua con l'amante, solo che chi arriva in anticipo la fidanzata, la compagna ufficiale, che si chiede come mai ci sia tutta questa atmosfera di candele, insomma un po' intima. Lui dice: ma sì, è solo per pensarti un po', avevo voglia, sapevo che forse saresti passata. Ho detto: ma se viene, beh. E intanto che aspettano, arriva quella che è l'amante, che bussa, e lì c'è un rimar di controtempi della batteria, e lei si chiede: ma chi è? Aspetti qualcuno? Non vai a chiedere chi è? E lui non ci va perché sa benissimo che è l'amante e dovrebbe rispondere, fa finta di niente. Ma a chi è ispirata questa faccenda? Bene, sembra che il protagonista maschile fosse Renzo Arbore e Vanna Brosio fosse la sua compagna dell'epoca, quella che arriva in anticipo prima dell'amante, così a scomporre, a scombinare i piani di tradimento e di festa da parte di Arbore. Vero o falso? A quanto pare sì, le voci sono tante, certo, resta la bella canzone che ci ha regalato in quel 72 Lucio Battisti, storie che probabilmente sono accadute anche ad altri. Io vi ringrazio come sempre per seguire le pillole di Lele. Vi ricordo che vi potete iscrivere qua sotto, vedete il logo della locomotiva, vi iscrivete e potrete anche commentare gli episodi delle pillole di Lele. Ciao e grazie ancora.